Welcome to the United States of America. Bella ragazzuoli, ciao bella gente, salve brutte persone, qui è il vostro Tommy Zero Mail per una nuova puntata su Minecraft. Allora ragazzi, è arrivato il giorno del giudizio. Oggi ho deciso che qua bisogna fare un po' di pulizia, sia fuori casa che dentro casa, perché non ci si capisce più niente, niente. E l'ordine è importante, l'ordine delle cose è molto importante, anche perché poi qua questa farm dovrà essere allargata. E cioè ragazzi, bisogna avere un minimo di essere organizzati, avere un minimo di ordine. Il disordine non porta, soprattutto su Minecraft, a me non porta niente, perché non mi ricordo mai dove metto le cose. E quindi oggi dovremo fare un po' di pulizia e un po' di ordine. Pianeggiamo un pochetto la situazione. E e quindi ragazzi, come state? E quindi che mi raccontate? Che mi dite? Che mi dicete? Fa caldo? Ragazzi, fa estate. È giusto che faccia caldo, non ci provate. Sento storie di caldo disumano, mi si è rotta la palla. Mamma, mi si è rotta la palla. Mamma, mi si è rotta la palla. Mamma. E fa caldo. Ragazzi, è normale, cioè non è una cosa anormale, fa caldo, è estate e si suda. Anch'io sto sudando e fa caldo. Porca miseria, paletta, pulsella. E quindi ciao. Quella si è rotta subito, ma l'abbiamo fatto proprio perché si doveva rompere. Ho visto che i video con Big Pad vi stanno piacendo molto e sono molto contento, perché è una bella collaborazione quella che sta nascendo con Big Pad. Lui non gioca a Minecraft e credo che non ce lo spiegherò mai perché è un capoccione. Però vabbè. Pensavo che qua era più facile spianeggiare, ragazzi. Comunque, qui una bella spianeggiata l'abbiamo data, almeno è un po' più carino, perché proprio c'avevamo questo muro vicino alla nostra farm, che poi la nostra farm dovrà essere allargata, ragazzi, io vi ricordo questo, ma non è il momento adesso perché non ci serve, ok? Questa è la nostra farm che vedete sta procedendo. Qua nel frattempo possiamo chiudere. Oh, ok. Noi oggi mettiamo a posto. Ragazzi, io ho bisogno mentalmente. Andy, mo me l'hai stufato. T'ho sentito, dimmi dove stai. Dai, forza, incontriamoci. Dove sei? Dai. Mortacci. È scappato, avete visto, eh? Lo stava attaccando dall'alto e è scappato l'Enderman. Ragazzi, è scappato vigliaccamente, vigliaccosamente. Dove sei, Andy? Ah, eccolo. Dove sei? Ah, e neanche l'Ender Pearl mi ha dato, mannaggia. Non ci sono più gli Enderman di una volta, ragazzi. Proprio vero, eh. Che vigliacco, ma neanche un Ender Pearlina piccolina in Canada, con tanti fiorellini passavano di là e tutti dicevano che bella casetta a Canada. Veramente Enderman maleducatissimo. Ragazzi, non ho più cibo? Veramente? Ah, ne abbiamo un pochettino. Mangiamo. E oggi dobbiamo mettere a posto, ma per mettere a posto non abbiamo legno. È impressionante questa cosa, non abbiamo legno. Enderman, dai, su. O ti fai uccidere. Facciamo una bella ascia di ferro. E poi andiamo a prendere un po' di alberi, eh. Che qua posiamo un po' di terra che non ci serve. Non è che possiamo già andare a nanna così, no, ancora presto. Perché si potrebbe fare diverse tipologie di settore, insomma, la terra, il vetro, ah, abbiamo i diamanti, ragazzi. Wow. Ma più che altro così poca carne. Buonanotte.
Andiamoci subito a fare un po' di legna per fare... Se i Lenderman non mai... Ragazzi, l'avete sentita tutta la storia su... Tutta la storia? Ho sentito una storia su una nuova colonna sonora di Lupin, qualche cosa del genere. Che sta succedendo con Lupin? Partiamo dal presupposto che la colonna sonora di Lupin è una sola. La ricordate? Di Lupin al mondo uno ce n'è. Sempre pronto all'avventura lui è. Tan 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 tan. Un tesoro al sicuro non è, se c'è lì attorno Lupin. Oh Lupin, con il rischio gioca sempre perché per lui nulla di impossibile c'è, sempre molto audace, questo è Lupin. Tan 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 tan. Lupin, Lupin, l'incorreggibile Lupin, Lupin, l'inafferrabile Lupin, Lupin, l'ineguagliabile sei. Oh, chiaro, no? Di sigla di Lupin c'è solo un annuncio, non facciamo scherzi barbini. Ah, perché io conosco. No. La sigla di Lupin è quella. Non inventate storie strane, assurde. Capito? Easy, relax. Non... Allora, facciamo un po' di case. Facciamo un altro po' di case. E facciamo ancora un altro po' di case. Ok? Abbiamo fatto un par di case. Qui direi che qua ne va una, qua ne va un'altra, no, qua non ci si mette, e qua ne possiamo mettere una. Sì, perché questa qua non ci si mette, giusto? Se io questa la levo da qua, la metto qua, tu non ti ci metti, giusto? Ma questa così sì. Ma è un po' inutile così però. Allora. Qua io direi che va tutto quello che riguarda le cose da mangiare. Piume, piumine, perline, cose di questo genere. Cosa ragazzi? Se non lo fa, prima o poi andava fatto, non ci deve essere più niente. Un giorno andava fatto questa cosa. Ta, ta, ta. L'ovetto. Lo buttiamo subito, sennò poi ci portiamo... Vabbè. Ho fatto un lancio dei chilometri. Poi. Qua tutto quello che riguarda legno. Legno a me, per favore. Legno. Legno più ingegno. Legno, legno. Ho finito lo spazio. Nec, nec, nec. Nec. Qua la parte chiara, qua la parte media e qua la parte scura. Così ci sbagliamo. Guardate che disordine che c'era, ragazzi. Che impressionante. Ok? Poi pure questi attrezzi qua non ci servono più, ma proprio zero, zerino. Zerello. Ma quelli li butteremo un giorno. Pure la spadina, ciao. Poi. Nella piccola case mettiamo, questo io lo considero legno, nella piccola case mettiamo le cose importanti. Questa no, questa sì. Mettiamo anche questo. Ok? Questo io lo considero del genere legno, poi ve lo spiego il perché. Di qua mettiamo tutto quello che è terra e simile. Anche se lo potrei mettere di qua. Allora. Ragazzi. Allora, vi ho cantato pure la canzoncina di Lupin, eh?
Sono d'accordo con voi, è una rottura di scatole, vedere che metto a posto, mi sta molto bene, ma vi ricordo che è un survival, voi dovete subire, se vi piace, se vi piace arrivederci. Pietra, questa è pietra cotta, questa non è pietra, questa è un'altra cosa ancora, questo qua, questo qui. Argilla la lasciamo qua perché argilla, questa è una porta, ok. Dai raga, se riusciamo più a capire niente là. Su, belli, zio. Anche per capire quante cose abbiamo di un materiale, quanto di un altro, perché veramente a volte uno non capisce. Cioè, ma quanta pietra c'ho? Un boato. C'ho un boato di pietra. milioni di spa, questa deve rimanere con me. Vetro e la sabbia. Questo. Questo, insomma, mi spiegate che è successo? Questo non c'entra niente con qua, ma vabbè, mettiamo qua. Mi spiegate che è successo con Lupin? No, è possibile che non lo sapete, raga. Cioè, ma io ho visto che vi vanno a fare in giro. No, abbiamo finito il carbone. Porca miseria, ragazzi, dobbiamo andare assolutamente a prendere il carbone. Allora, questo com'è? Questo al momento lo mettiamo nella parte. Qua non ci abbiamo messo niente. Mettiamo nella parte animale, ma non lo è. Oro e pietre preziose saranno qua. Questo va nella parte, mettiamo così, questo pure. Questo va nel cibo. Ecco, ho fatto ragazzi, non ci credo, abbiamo fatto. Abbiamo nel reparto legno, c'è nel reparto legno, che adesso mi devo abituare. Adesso mi devo abituare, ci sono un po' di bastoncini. Poi metteremo tutti i bei cartellini, però. Abbiamo necessità impellente di carbone, ce l'abbiamo direttamente qua senza che andiamo in giro per chilometri e chilometri e chilometri. Qua c'era una fonte molto grande di carbone, me lo ricordo. Eccola qua. E quindi ragazzi, siamo riusciti a mettere anche a posto le casse. Non è una grande avventura, sono d'accordo con voi, ma mai lo facevamo, mai ci si capiva niente. Era impressionante, non ci capivo più una mazza. Andavo proprio per memoria, ma veramente non era corretto. Cioè non si capiva, proprio si capiva zero, zero di quello che cosa stavo facendo. Che era tutto mischiato, c'avevo un sacco di cose doppie. E quindi anche il carbone ce lo facciamo. E vola. Se qua sotto c'è una cosa al volo di carbone, ma prendo anche questo. Ho tolto l'unica cosa che mi poteva servire veramente. Beh, qua non c'è carbone. Vabbè, ragazzi, dobbiamo provare. Perché vi ricordo che la grotta era tanto profonda, cioè grossa, capito? Quindi, senza che noi la esploriamo un'altra volta, perché naturalmente io poi non me ne ricordo le cose. Che poi nella nostra miniera il carbone non lo stiamo prendendo perché dice, vabbè, ce l'hai su. Invece, ce l'hai su, è finito, ce l'hai su. A forza di dire ce l'hai su, non c'è più. Facile, beh, facile, facile. Facile, facile, semplice, semplice. Guardate qua, per esempio, il bel ferro, ragazzi.
Allora, dobbiamo nella prossima puntata sicuramente porteremo, non dico a termine, ma un attimo di lag, non dico a termine, ma a buon punto la farm, che comunque deve essere ancora terminata, ragazzi, vi ricordo che quella è una parte di farm. Non vi agitate perché ve lo dico. Voi, no, no, ragazzi, non fate così. Quella va modificata, va ampliata. Non adesso, però adesso semplicemente la facciamo più carina. Perché sì. Perché nella vita ci vuole anche estetica. Io sta grotta non me la ricordo, ragazzi. Voi ve la ricordate? Innanzitutto c'è un sacco di ferro. Boh. Io mi sto invecchiando, ragazzi. E comunque, scherzando e ridendo. Buono. Scherzando e ridendo. Ancora non sono morto, perché vi ricordo che questo è un survival. Eccola. Che cosa c'hai in mano tu, scusa? Ma muori! Dell'inchiostro? Vabbè. Le caverne di Minecraft a volte mi lasciano molto, molto perplesso. Va bene, ragazzi. Noi quello che ci serviva l'abbiamo preso. L'abbiamo fatto. Si è fatta notte. Perché? Ma perché? Mi faccio un bel pisolino. E ragazzi, vi do la buonanotte. Vi invito a mettere un bel like, condividete se ancora non l'avete fatto. E qui da Tommy0Mail per oggi è tutto. Non è stata una bellissima puntata, però abbiamo messo in ordine, avevamo tante belle casse ed era importante farlo per capirci qualcosa. Bella ragazzuoli, ciao, ciao, ciao! Di Lupin al mondo uno ce n'è.